brano che vado a leggervi, che io ho scritto in un momento, in una fase di eccitazione, di ipersensibilità, quindi in una fase in cui sentivo odori più forti, vedevo colori più accesi, avevo un'attenzione patologica alle forme, però in realtà rileggendolo da sana, devo dire che non è un brano così pazzo, ecco, che devo dire che può rappresentare quello che può succedere anche ad una persona, tra virgolette, normale. Entro nel negozio di Calzedonia che c'è in centro per comprare un paio di collane per mia figlia. Sono con mio marito. Mi si chiude la porta alle spalle. Il negozio è piccolo e pullula di commesse e di clienti fresche di messa in piega. E tutte insieme parlano, stomachevolmente al corrente delle ultimissime tendenze. Quindi sentivo rimbombare nella testa le voci di queste persone che parlavano. Discutono di modelli, fantasie, colori, di taglie, promozioni. Mentre io aspetto che arrivi il mio turno per comprare un paio di collane da bambina, tinta unita, e il mio turno non arriva mai. Terminato uno sbrigativo esame dell'angolo dei collane da bambina, mi volto e sbaglio. Indecenze autoreggenti che fasciano stretta la carne mi feriscono dalla parete di fronte. Distolgo lo sguardo e mi impiglio in reti e filati, in orditi ammiccanti, in luccichii dorati, argentati, vermigli, in opacità spesse come cortecce d'albero, in trasparenze sottili come ragnatele appiccicose. Ce n'è per tutti i gusti, per tappezzare le intimità di donne con cosce di gesso e cosce di diamante, cosce come zavorre e cosce come ali di balsa, cosce di pesca, cosce a buccia d'arancia, pompelmo, limone, cosce smagliate, cosce rammendate, cosce glabre e cosce barbute, cosce nere, cosce ambrate e cosce color del latte, cosce maculate, cosce, oscene cosce, nient'altro che cosce, tre d'union tra ginocchio e vagina. Io penso che questa sia un'esperienza sensoriale nella quale tutti possiamo incappare, no? Questo sentirsi, diciamo, sovrastati dalle cose della realtà, dalle cose circostanti. Mentre quando l'ho scritto pensavo che il problema fosse in me, in realtà adesso rileggendolo penso che forse quel negozio fosse veramente troppo affollato.